Cari amici, avete sentito certamente parlare dell'era dell'acquario, dell'età dell'oro, della promessa che un giorno lupo e agnello vivranno insieme. Ecco come tutto questo accadrà, attraverso quali rivelazioni ciò accadrà. Io ve le voglio esprimere, avendole messe tutte quante in fila, e ve le faccio conoscere proprio nel mentre voi le potete vedere e leggere e valutare, indipendentemente da come potreste capirle soltanto udendole dalla mia voce. L'età dell'oro, come la verità che libera davvero, la porterà. Primo, la verità che libera davvero porterà realmente all'età dell'oro dell'esistenza, rendendo certo che questo verso dell'universo avanzante nel tempo è solo l'apparenza uguale e contraria a quel dinamismo in atto, che riporta tutto al suo principio assoluto e che pertanto fa apparire sempre come fosse fatta ogni realtà che è davvero disfatta. Secondo, l'età dell'oro sarà il dono divino di una verità venuta sulla terra a purificare ogni fede esistente, sia nel contesto della verità che appaiono scoperte dall'uomo nel campo fisico, sia in quelle che appaiono fissate nel campo metafisico attraverso tutte le credenze e le scritture, ritenute più o meno sacre dalle differenti religioni dell'uomo. Punto terzo. L'età dell'oro, in campo metafisico, porterà l'uomo a elevare la sua autostima, tanto che ogni spirito si riconosca finalmente sia santo, sia figlio di Dio e nella stessa sostanza dello spirito fondamentale dell'esistenza del Dio Padre. Punto quarto. Quando ogni uomo, infine, non si identificherà più nei limiti sempre angusti di ogni personaggio, ma come anima enne, a potenza zero, di un animatore unico e fondamentale, perfettamente formulato in 10 elevato a 0, Padre 10 e Spirito Santo 1, del valore numerico di ogni figlio enne, posto a base dell'assoluto n elevato a 0 uguale 1, e che è 10 elevato a meno 1 in relazione al padre, 10 elevato a più 1, quando tutto ciò accadrà, ogni attore del Dio unico sarà croce e delizia reale dell'assoluto esistere in pura potenza di esistere e non esistere, e vedrà in Gesù Cristo, a qualunque religione egli appartenga, il campione unico e puro del figlio ideale di Dio, voluto dal Creatore per la salvezza e purezza di ogni altro figlio. Quinto, nel campo fisico, l'età dell'oro sarà portata correggendo e purificando tutte le unità di misura, che oggi pure ed unitarie non sono. Avendo a disposizione perfetti calcolatori, essi, i calcolatori, gestiranno unità che sono finalmente certe e definite in ogni ordine di grandezza, permettendo risultati che oggi sembra una pura utopia di poter raggiungere. Punto sesto. Nel campo dell'energia
L'età dell'oro sarà chiamata Era Ro-Pa, che cabalisticamente, essendo un numero, tutto questo insieme di lettere, è 66-2, ove invece Eu Ro-Pa è 66-2 ed è la patria del buon Pa-Ro, che è la Parò, la buona parola data infine da Dio ad ogni uomo, affinché ognuno si riconosca essere Dio in croce e la croce di Dio. Essa ha indicato la via per la fusione dell'atomo e l'infinita energia pulita che ne verrà a preservare il mondo dall'inquinamento e dall'esaurimento di ogni bene, oggi sacrificato al puro e semplice bisogno di energia. Settimo, non bastando la parola, la verità che libera davvero provvederà direttamente, attraverso la figura reale assunta dalla verità divina, a realizzare tale fusione, donandola a ogni paese, libera da ogni brevetto o speculazione. Ottavo, il dono reale dell'energia illimitata e pulita metterà in condizione gli stati di non dipendere più dal denaro come dal principale motore del benessere nel mondo. Gli stati potranno concedere alle loro popolazioni tutti gli strumenti reali di un benessere realizzati soprattutto dalle macchine, e ogni uomo riceverà mezzi dal suo stato solo attraverso la fornitura di reali beni di natura sociale, educativa, culturale, artistica ed ecologica, perché ci si muoverà finalmente per ripulire il mondo da ogni sporcizia ed arretratezza. Se avete seguito con attenzione, avrete capito in primo luogo come l'uomo si sentirà. Finalmente avrà capito di essere nella dignità di Dio, ossia che non è agganciato al personaggio come se fosse il personaggio, ma rispetto al personaggio è l'attore del personaggio, in cui l'attore non è che una anima di Dio chiamata a mettere in atto il singolo modo di essere di un Dio che voglia far esistere ogni modo di essere e se ne fa carico con una sua anima. Lo scopo è di dare modo a ogni anima, sulla base di una vita definita e reale, di definire nella massima libertà dello Spirito Santo quale sia la salvezza divina da quella croce, attraverso l'interesse al bene scaturito da quella esperienza sostanzialmente di un male che sarebbe quello di una vita se fosse veramente condannata alla morte. Quando l'uomo avrà dunque capito in primo luogo qual è il suo stato di figlio di Dio, di essere uno Spirito Santo che è nella stessa sostanza di Dio Padre e che ha in Gesù Cristo il campione puro di questo modo di essere, arriva in sostanza a poter unificare ogni religione, perché in ogni religione, qualunque sia lo stato dell'uomo, ogni animo, ogni spirito è sempre un valore assoluto che si è determinato come nella croce del limite. E quindi un Dio che ha assunto la croce del limite nel modo perfetto rappresentato da Gesù Cristo. Quando la verità
avrà fatto capire che il vero verso della vita non è quello che noi vediamo, di un bambino rivolto verso la sua morte, ma che il vero principio sta proprio in quella morte, da cui, come da uno zero, tutto discenda e uno morto in quel suo anno zero si riporta a meno 100 anni, se vivrà 100 anni, dopo da quel meno 100 risalirà realmente nella vita che stiamo vedendo ora, restituendo a poco l'intero suo debito di questa vita assunta. Assunta veramente come un debito, perché azione, immaginandola più uno, combinata con la azione uguale contraria, conseguentemente meno uno, il combinare più uno con meno uno porta a meno uno, ossia nell'esistenza dei due tratti, uno è positivo e l'altro negativo, di meno uno e più uno, la prima esperienza diretta, quella vera, parte da più uno e scende a meno uno. Si scende dall'alto nella verità, ma poi si vede vero il risalire verso quell'alto, nelle forme uguali e contrarie a quelle dello spirito, ossia della materia e della luce. E giorno dopo giorno si restituirà il prestito della vita. Il risultato sarà l'interesse, proprio come nella parabola detta da Gesù, di uno che aveva ricevuto 10 e che quando lo restituisce gli dice a chi gliel'ha dato: mi hai dato 10, eccoti il tuo 10 e in più ti do un 10 di interesse. Chi ne aveva ricevuto 5 gli dice: mi hai dato 5, eccoti il tuo 5 e in più un 5 di interesse. Ecco, l'interesse non è di Dio, nel Dio assoluto, è del Dio relativo, nell'uomo relativo, il quale godrà come suo interesse quella parte del supremo interesse di Dio, e sarà il modo con il quale il singolo salverà la sua condizione di singolo e avrà l'intero disegno di Dio da poter poi vedere liberamente, assumendo qualsiasi personaggio, assumendo qualsiasi ruolo, padrone finalmente di questa vita, mentre ora si è schiavi di essa, perché si è stati costretti ad essere ciascuno chi si è, il personaggio che ci è stato assegnato. Ma quando sapremo con certezza che tutti, cominciando dal massimo della differenza nel momento della morte, siamo ricondotti bambini, ecco che agnello e lupo finalmente vivranno insieme, perché l'uomo si sarà convinto che questo è il momento finale verso cui stiamo andando e si convertirà nel tentativo fin da ora di andare verso quell'argomento lì. Ma Dio metterà anche le condizioni reali per ottenere tutto ciò. In che modo? A parte la comprensione umana del ruolo importantissimo che ogni uomo ha, a parte questo, Dio, che è sceso come la verità che salva, si mette anche a salvarla per le deficienze che esistono oggi nel mondo scientifico, laddove manca l'unificazione, e ha proceduto di già con la verità a unificarla. Questa realtà di unità che non sono ancora unificate nella scienza reale, ma lo sono nella fisica amodea. Il passo successivo, la fisica amodea l'ha già fatto, ha rivelato il know-how per ottenere l'energia pulita, e quindi il dono di conoscenza di come ottenere l'energia pulita, la fisica modea l'ha già fatto, questo dono. Ma non basta. Sembra che il disegno di Dio voglia che sia proprio la fisica modea a poter
porre in atto le esperienze che saranno necessarie perché ha messo in condizione tutti i sapienti di questo mondo di non credere nelle indicazioni della fisica modea e non tentano nemmeno di fare quegli esperimenti facili facili che la fisica modea indica, dicendogli non vi costa nulla. Spendete miliardi e miliardi nel tentativo di ottenere l'energia pulita nella via del calore, provatela in questo modo. Vi costa cifre irrisorie, provateci. Ma nel disegno di Dio è messa tanta sfiducia in queste valutazioni per un solo scopo fondamentale. Dio vuole che sia proprio la fisica modea a ottenere questo risultato. Con quale risultato poi pratico? Che la fisica modea donerà questo risultato, non ne farà un brevetto, in modo tale che ogni Stato finalmente possa avere nelle sue mani le leve vere del potere. Oggi ogni Stato non ce l'ha. Il potere di ogni Stato è dato dalle tasse che pagano i cittadini. Non è più possibile uno Stato che batta moneta e liberamente la dia ai cittadini pagando servizi, eccetera, perché siamo oramai in una economia globale talmente intrecciata che queste libertà ai singoli Stati non sono più date e non sono nemmeno opportune. E allora, in che modo uno Stato può liberarsi e liberare i cittadini? Perché deve poter dare senza prima ricevere, perché visto che deve dare a chi riceve, non può farlo se prima deve ricevere da coloro a cui deve dare. Questo nodo va sciolto, ma quando uno Stato avrà l'energia sconfinata, ecco che questa potrà mandare finalmente nel dimenticatoio il costo del denaro, perché oggi è il denaro che muove tutto, è l'interesse soggettivo nel lavoro che ti produce capitale, che ti produce forza economica e ti dà modo di avere delle risorse anche nello Stato quando lo Stato lo sfrutta facendosi pagare le tasse. Il denaro crea anche antagonismo e lotta tra le persone che se lo contendono, furti, delitti, uccisioni per strappare spiccioli che per alcuni sono la vita. Il potere ricevere tutto dallo Stato elimina ogni lotta fratricida tra poveri. Ma tutto questo meccanismo perverso, di cui uno deve dare per poi ricevere in una catena di un cane che cerca di mordersi la coda, è finalmente tolto di mezzo. Quando uno Stato ha l'infinita energia, ecco che attraverso l'uso sapiente di questa energia può muovere macchine, può realizzare strumenti, beni di consumo. E quando uno Stato ha liberato tutti i cittadini del lavoro per ottenere questo, ecco che allora cede tutto i servizi a condizione che i cittadini diano altri tipi di contributo, non perdendo tempo nel fare cose che possono fare le macchine, ma nel dedicarsi interamente a quelle attività dello spirito che possono elevare sempre più la condizione spirituale dell'uomo e nello stesso tempo a pulire realmente la terra di tutte le sporcizie che sono state messe. Ecco uno Stato che ha finalmente libera la quantità di energia che gli serve, è in condizione di poter dare con la massima libertà ai cittadini disposti a entrare in quest'ordine di idee, tutti i vantaggi che possono derivare a chi finalmente si mette a ragionare, si mette a pensare,
si mette ad amare il prossimo suo come se stesso, e questo porterà finalmente anche e realmente a una vita in cui l'uomo cesserà di essere lupo a se stesso, cosa che è ora. E finalmente ci sarà il modo reale di quella età dell'oro, in cui lupo e agnello vivranno insieme, in pace, non più angosciati dalla necessità del lavoro che ti produca il pane, perché tutto sarà affidato a quell'energia che già si rese manifesta e fu descritta nella Bibbia, quando nell'inizio di Genesi è scritto: e Dio disse, sia la luce, e la luce fu. La luce che splende è proprio quella che quando arriva sulla terra è la luce dell'atomo pulito, un sole che discende sulla terra. E quando Gesù stesso scese sulla terra nelle forme del sole, una volta, quando convertì Saulo e celebrato il 25 gennaio del 38, perché accadde nel 38 d.C., ciò era già segno che nel 1938, il 25 gennaio, sarebbe venuto e avvenuto sulla Terra un evento che avrebbe portato il sole realmente sulla terra, attraverso questo beneficio immenso dato all'uomo di una energia sconfinata che gli consentirà di pensare a poter viaggiare nell'universo, alla conquista dell'universo. Noi siamo in questa fase iniziale della conquista dell'universo. La razza umana non viene da quella degli alieni. Saremo noi gli alieni che conquisteremo tutti gli altri stati del mondo, perché il mondo che vediamo è un prodotto della nostra mente. Siamo all'interno di un disegno e siamo anime di Dio chiamate a creare di questo disegno, opera di ogni uomo, la modalità del tempo, dello spazio e di ogni qualità che voi poi realmente vedete. L'universo che voi vedete non è il creatore dell'uomo, è la creatura dell'uomo, perché l'uomo parte da un progetto 110011 che è di tipo binario, poggiato solamente su essere e non essere, combinati in tutti i modi possibili. Questo è il disegno divino. Ma un certo essere e non essere, messi in un certo modo e interpretati da una ragione che li esamina sulla base di valori ideali posti come la modalità dello spazio, del tempo, dei flussi, della luce, del calore, l'intensità, la molecola, insomma, quelli che appaiono realmente sono tutti interventi dell'uomo. Non è l'uomo il frutto della sua creazione ideale. L'uomo è solo il visualizzatore e colui che, visualizzando una stringa di puri ordini, è messo in condizione divina di conferire spazio, tempo e tutti gli altri valori che poi vediamo in questa natura che è conferita all'uomo. Noi non veniamo dalle stelle. Veniamo da un mondo che è opera della nostra ragione. Quindi noi non siamo sorti da extraterrestri che sono venuti qui e ci hanno colonizzato o hanno fatto interventi di operazioni genetiche su delle scimmie facendole divenire l'Homo sapiens. È il mondo che è opera della immaginazione umana, perché nel suo fondamento è un puro progetto fatto da essere e non essere, e basta. Questo c'è a monte, un puro progetto costruito con essere e non essere.
simile a un DVD che, come una sequenza di ordini 1 e 0, se è visto e interpretato secondo alcune regole, può divenire di tutto. Noi abbiamo questa esperienza. Dunque, quello che io vi dico non è una cosa fantastica, è una cosa che noi mettiamo in atto ogni giorno, che è in atto in questo momento in cui state vedendo me. Forse state vedendo me, no, state ricevendo soltanto una fila di ordini costruiti con essere e non essere. Tutto il resto, la mia faccia, la mia espressione, la mia grinta, i miei ragionamenti sono solo frutto della vostra immaginazione. Come potete arrivare a credere che tutto ciò derivi non da voi, ma da altri enti che esistano in un universo creato solo da voi? Coloro che, allucinati, arrivano a conclusioni diverse, sono fuori da questo disegno di grandezza. Sì, di grandezza dell'uomo, perché ogni uomo creato a immagine e somiglianza di Dio è creato proprio come un ente che, mentre Dio crea la stringa di ordini impiegando solo essere e non essere, è l'uomo che ci mette tutto il resto, a trasformare quella stringa di puro essere e non essere proprio nel mondo reale che vedete, nella mia faccia che vi parla. È l'insieme delle regole che determina la qualità dell'universo che vedete. Dunque, non confondete l'attore con la sua conseguenza, il vero iniziatore con le cose che determina. Perché mentre è l'uomo che determina la qualità del mondo, voi pensate che sia la qualità del mondo che determina l'uomo. State sbagliando tutto. E questa è la verità che vi salva, perché ricondotti a un puro progetto, esso è divino e vi mette in condizione di avere due tempi di indagine. Nel primo, schiavi, costruite liberamente il vostro io. Quando vivrete il secondo momento della libertà, avrete avuto il dono di avere costruito liberamente voi stessi a partire da un modello determinato, tanto da poter avere infine un universo infinito e nel modo determinato con il quale si è costruito in sapienza divina il vostro io. E in questo mondo che voi avete costruito con il vostro io, nelle fattezze di quella uguaglianza con Dio creatore che ha in potere tutto questo, di dire e sia la luce e la luce fu. È la luce che voi accendete nel vostro spirito quando partite da un rapporto tra due enti e li trasformate in percezione di luce luminosa. E la luce fu indica proprio quel gesto che mette l'uomo a disposizione di avere una visione luminosa di una realtà che non ha nulla di questa luce. La visione luminosa è questa, di questa era dell'oro già cominciata. Ma quando poi è scritto e la luce fu, è la luce di Cristo. Questa luce di un sole venuto sulla terra si è presentato solo un'altra volta. Quando, nel miracolo famoso di Fatima, ottenuto il giorno 8 di ottobre nel 1917, se non ricordo male, si vide il sole che si avvicinava alla terra. Erano tutti inzuppati di acqua, si asciugarono e il sole però non arrivò fino alla terra. Rimase
a una certa altezza, lo videro andare qui e là per il cielo. Tutti vittima di una allucinazione dello spirito? No, tutti costruiti così in un disegno divino. E costruiti così solo lì, in quel territorio lì, solo lì, a Fatima. La Fatima dei tre segreti. Ma quali sono questi tre segreti? Stringi, stringi. Fatima collega in un modo stupendo cristianesimo con Islam. Perché mentre Fatima celebra la Madonna, Fatima era la figlia di Maometto. Tanto che le apparizioni di Fatima sono celebrate sia nel cristianesimo sia nell'Islam. Però, qual è il segreto di Fatima? I tre segreti di Fatima. È facile, sapete, basta prendere Fatima e leggerlo in modo trascendente. Allora leggerete Am, Ita, Fi, tre cose. Am, come I am, io sono, ma è anche il principio dualistico in Amodeo. Am, I am, io sono, il Dio sono chi sono, espresso nella lingua del mondo di oggi, l'inglese, am. Ita. All'interno del mondo che usa l'inglese, per cui I am significa io sono, Ita è un essere Italia, italiano. E fi, che è l'indicazione di un io, nella fi, perché quando si presenta come fi nella fattezza di una lettera greca è una o, con in mezzo un'asta, come una i, per cui fi è un io. Fi, spirito. Ma fi, nel mio caso, di questi tre segreti, indica Felitto. Felitto, sì, messo in linea con Egitto. È dall'Egitto che ho tratto mio figlio. Perché è dall'Egitto? Perché l'Egitto in sé ve lo dice. Ego. Cos'è ego? Ego è un io romano, ego. Io che cos'è? È un io italiano. E due T dentro io indica due croci dentro un io italiano. Allora l'Egitto sarebbe ego itto, Egitto. Quindi Egitto aveva già in partenza quella condizione di arrivo, di essere finalizzato a un ego romano che era anche un io italiano, con due croci dentro. Questo era l'Egitto. E questo è il luogo in cui io sono ancora oggi in viaggio. Sono tornato dall'Egitto e sto per andare in Egitto e vi andrò tra un mese e poco più. Ma da Egitto a Felitto, qual è il passo? È che Egitto, che è un ego romano con un io italiano con due croci, evolve in un fi, ossia un io che è tutto incastrato in uno, perché è i e o in una figura sola come fi, El, Dio, Elohim, chiamatelo come volete, lo spirito di Dio, fi El. Io, to. Quindi Felitto parte dall'Egitto e arriva nello spirito di Dio in un io italiano con due croci dentro. Ed è secondo la profezia di Osea, brano 11:1, in cui disse: dall'Egitto io ho chiamato mio figlio. Perché dall'Egitto? In relazione a chi vi parla? È perché nell'essere dentro di me ci sono tutti gli dei che erano celebrati in Egitto. C'è Ra in Romano Amodeo, c'è Amon sia in Amodeo sia in Romano, perché Mano e Amon sono la stessa cosa, solo girati in modo diverso. Ma io non mi chiamo solo Romano.
Mi chiamo Romano Antonio e Anto è Aton, il Dio uno di una condizione in cui le divinità in Egitto non erano certo quelle che celebravano un Dio uno. Aton è il Dio unitario e Anto è il secondo nome mio che definisce meglio quell'Amon, che diventa anche Aton, Dio unico. E poi c'è Oro, Ro, o romano, Ro. C'è Horus, sì, sono i russo, antenati della mia persona, che esistono in russo Mauro, che era il mio bisnonno, e in Maria Teresa Russo, che era mia nonna, la mamma della mia mamma. Ecco, vedete, tutta questa apparente indicazione divina non è fatta a me. Io sono soltanto un personaggio che vi racconta un essere che è dentro di me e che ha questi nomi. Il nome Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo, nato nel gennaio 2538, come in Genesi 2538, descritto nella Bibbia in Genesi 2538 e da tutte le parti, non sono io. È l'essenza di verità che vi salva, è questa essenza di cui vi sto parlando io, di quella verità che vi salva. È la verità in me che vi salva. Non sono le scemenze che io posso dire. Io ve ne posso dire un miliardo di scemenze. Ma se c'è dentro questo contenuto di verità, non è messo in crisi dalle scemenze. Perché alla fine non è che si faccia un frappè tra le scemenze e la verità. Se tra un miliardo di scemenze c'è una verità divina, questa verità divina non è messa in crisi da un miliardo di scemenze. È quella la verità che vi salva. E perché nel mio personaggio ci sono anche un miliardo di scemenze? Perché? Proprio per indurre tutti quanti voi a non fidarvi delle cose che vi dico io. Perché dovete sempre controllare tutto quello che vi dico io con la vostra intelligenza. Perché Dio non vuole che la vostra intelligenza sia scavalcata da una fede. È accaduto in Gesù Cristo, con i guai che ne sono usciti. Quel figlio di Dio che è vero in tutti voi è stato collocato in una persona sola, in un personaggio solo. Mentre invece quel personaggio era il campione ideale di ogni personaggio. Così come il campione del chilo è messo insieme a tutti gli chili che esistono per controllarli uno per uno e dire se sono giusti o non sono giusti. Allo stesso modo è Gesù Cristo, il campione puro di ogni figlio di Dio. In ciò vale, non eliminando tutti gli altri a deificazione del campione. Se noi nella fisica facessimo una roba del genere e prendessimo il chilo campione e lo mettessimo lì dentro una bella bacheca e lo onoriamo, e poi nel mondo reale usiamo i chili? No, perché? Perché i nostri chili non sono chili. Il chilo è solo del chilo campione. Allora vedete, è reso vano il chilo campione. Voi che credete che io vanifico Gesù, io lo esalto Gesù, perché lo interpreto e ve lo mostro proprio come Gesù stesso voleva apparire, uno che lavasse i piedi ai fratelli, uno che gli togliesse la sporcizia, che li rendesse figli di Dio grazie alla sua purezza. Io esalto Gesù Cristo nel contributo vero che Gesù porta. Voi credete che esaltate Gesù se vi inginocchiate davanti a un'ostia e fate salam, salam e tanti altri salamelecchi? Non è questo che vi salva. Non è celebrare un potente che vi salva. Ma al contrario, osservare quelli che sono meno di voi e attuare verso loro tutto quello che voi fareste per sudditanza a un Dio.
Voi dovete porvi nei confronti di chi è meno di voi come se voi foste un Dio, e lo siete, ma siete un Dio in croce. Non avete ancora usato a dovere la figura di Gesù Cristo per essere proprio lindi e pinti come Lui, tanto da poter aiutare gli altri proprio come Lui. Non lo avete fatto. Qua sta il vostro limite: spezzarvi in due parti, celebrare andando a messa, rispettando le forme, pensando che ciò basti. No, se questo non è un principio, un inizio per volere modificare la vostra vita, voi vi limitate soltanto a celebrare un potente perché è potente. E Dio se ne ha perfino a male se lo celebrate perché è un potente, quando, essendo anche in un poveraccio, voi non lo vedete più nel poveraccio. E ha fame e non gli date da mangiare, ha sete e non gli date da bere, è in carcere e non andate a trovarlo, è ammalato e non lo curate. Quando non fate questo, non lo fate a Dio. Quando? Quando mai, Signore, noi non ti abbiamo visitato, dato da mangiare, dato da bere? Quando mai? Ogni volta che non lo avete fatto a uno dei miei piccolini, non lo avete fatto a me. In verità, in verità. Ecco la verità di Cristo, ve l'ha detta. Ma voi non volete udirla. Voi volete celebrare Gesù Cristo e tenerlo lì doverosamente lontano da questo mondo, per farci in questo mondo i vostri porci comodi. Meno male che c'è ogni tanto qualcuno che vi dice: ricordati che dovrai rendere conto. Ma vedete, il rendere conto sarà certo a Dio, ma sarà a quel Dio che è dentro di voi. Sarà la vostra coscienza che dovete rendere conto. Ma non temete, Dio vi ha messo in condizione di superare i vostri limiti. Perché, proponendovi un mondo in due versi, quegli errori che sono in un verso, ma che a voi non sembrano errori, quando il tutto si ribalta e lo vedete nel modo uguale e contrario, raddoppiano, triplicano il senso dell'errore. Perché se avevate una visione deformata, quando ribaltate il tutto, le deformazioni si accentuano in un modo infinito. E allora, proprio sulla base del vostro vederci poco, vederci male, proprio su quella base siete messi in condizione da Dio di vederci bene, al punto che quando vedrete finalmente la discesa dall'alto, mentre fate l'esperienza a rovescio, state attuando proprio quel controllo incrociato dell'esistenza che vi porta a riconoscere esattamente il vostro interesse. Questo dovete assumere alla fine della vita, quando ritornerete come bambini: il vostro interesse ad aver parte con questa vita che vi è stata donata. E sulla base dell'interesse che avrete acquisito, ogni anima vostra avrà poi il modo di poter esaltare questo suo interesse, soddisfacendosi in eterno in tutti i modi con cui Dio ha mostrato la lotta tra il bene e il male. Perché quello che era il vostro interesse, voi lo troverete vincente in moltissimi casi, e allora saranno solo quei casi visti e voluti da voi, impersonati da voi, a essere il vostro paradiso reale. Ecco la giustizia di Dio. Ma per arrivare a questo bisogna prima fare piazza pulita da tutte le credenze credute così solo sulla base di alcune preesistenze non valutate bene. La ragione deve fare il controllo ragionevole su tutto. Solo dopo si arriverà a questi doni che io vi ho mostrato. Solo dopo si arriverà a tutto ciò. Ma Dio ha voluto che nel segno
di quello che è accaduto quando è nato chi vi parla, e in lui si è impersonata questa verità, che è una verità che vale per tutti, proprio in questo segno, nel preciso momento in cui questa verità è apparsa sulla faccia della terra in un puro portavoce che di suo non ci ha messo proprio niente, proprio allora c'è stata quella cosa che avete visto sia con l'avvento della conversione di Saulo in Paolo, sia con la discesa del sole vista a Fatima. Il sole disceso sulla terra, nel miracolo annunciato nei segreti, era proprio questo. Sarebbe sceso il sole reale sulla terra, l'energia atomica, a rendere possibile qui sulla terra tutti quei fenomeni che invece accadono lì al centro del sole. Non occorrerà più prendere energia dal sole, perché il sole sarà sceso sulla terra. E chi vi parla è nato proprio in questo giorno, in quel 25 gennaio del 38, in cui ci fu una grandiosa aurora boreale e ci fu un mitico viaggio del figlio dell'onnipotente italiano in quel tempo, Mussolini, in cui Bruno Mussolini, segno in sé di un BR, uno Mussolini, del secondo insomma romano, uno musicista, pilota di uno di tre aerei da combattimento, compirono un raid identico a raid Roma-Rio, ma se vedete la R come è scritta in Russia, per esempio, ha il segno della P. E quindi se voi leggeste come è scritto in Russia, oppure come era scritto nell'antica Grecia, la R come la P, ecco che Roma Rio diventa Pomario, Pome Rio, se Roma diventa Rome, come è detta nel mondo. Il Raid Rome Rio diventa l'identico a Ra Pomerio, il luogo in cui sono nato io a Felitto. Pomerio era un luogo sacro agli dei, perché era a ridosso delle mura difensive della città, un terreno e l'altro, inedificabili perché votati al dio romano. Io sono romano, un ra romano cedette il suo natale a Gesù Cristo. Io sono nato nel suolo che risulta, chiamandosi Pomerio, dedicato e consacrato al dio romano. Ci sono tutte le figure che rimandano a un miracolo accaduto dentro chi vi parla. Non è chi vi parla, è l'essenza di verità di chi vi parla. E ripeto, se ci fosse anche questa sola essenza, che è quella che vi ho fatto sapere ora, insieme a tutte le altre che fossero tutte bugie, non sarebbero minimamente le bugie a prevalere su quella verità. Casomai servirebbero, e meno male, a farvi squalificare il personaggio che, insieme a una grande verità, dice anche tante scemenze. Perché questo personaggio va tolto di mezzo. Non dovrete mai deificarlo come tanti segni vi suggerirebbero. Dio ne è l'essenza. Ne è l'essenza, ma è l'essenza generale che anima tutti noi. Quando passerà il tempo, e voi proprio rendendovi conto che è questo personaggio che ha dato inizio all'era dell'acquario, all'era della Europa che diventa veramente la luce del mondo, quando voi lo farete e ve ne renderete conto, sarete portati a voler deificare il personaggio. Badatevi bene di non farlo. Dio ci ha messo apposta tante scemenze dette dal personaggio insieme a questa verità di salvezza, perché non vuole che il personaggio sia deificato,
Basta un personaggio a essere deificato in questo mondo, nel modo becero di uno che è un pallone gonfiato. Ne basta uno. Non lo cito più nemmeno chi è costui. Arrivateci voi. Se avete seguito i miei video, ci potete arrivare a chi oggi ha la presunzione che il suo personaggio sia Dio, sia il Signore, sia tutto quello che volete. La cosa importante in me è che c'è questa verità che salva e in questo video che io oggi vi ho fatto, vi ho descritto puntualmente tutti i passaggi per arrivare realmente, concretamente, a questa verità che mette in atto reale l'era dell'acquario, l'era dell'oro. Questa. E visto che io ve la dico, non vi lascio delle cose strambe, fumose, chissà come sarà, dipenderà dal fatto che la Chiesa faccia suoi questi valori o no, dipende dagli altri, no, non dipende da niente, dipende solo dalla forza di questa verità di mettersi in atto, dipende solo dalle intenzioni o no del Padre Eterno di mettere in condizione chi vi parla, che ha già detto come si arriva all'energia pulita. Visto che Dio non ha voluto che credessero, di mettere in condizione chi vi parla di poterlo fare da sé e di poter donare da sé tutto quello che io vi ho detto, ossia quell'energia pulita che liberi finalmente gli stati dalla necessità preliminare di ricevere soldi da coloro che poi gli stati dovrebbero beneficare. È finalmente da eliminare. Ogni Stato deve assumere più o meno il valore di un Dio che doni a chi sta sotto, senza prima ricevere qualche cosa da chi sta sotto, che doni interamente. Ma sarà possibile solo se questo è il disegno di Dio, mettere in condizione chi vi parla di fare gli esperimenti che attuino finalmente questo risultato e che sia donato finalmente all'uomo. Ci riuscirò, non ci riuscirò, non dipende né da me né da altro, dipende soltanto dal volere di Dio, da come è il disegno. Certo che tutto questo è secondo una logica, perché se la logica della evoluzione è questa, voi a questo punto potete avere una certezza. Un Dio è sceso sulla terra, come era stato annunciato quando subito fu detto e sia la luce, ed è sceso come la luce che scese a convertire Saulo nel principe degli apostoli, apostolo delle genti, o come è venuto a Fatima a portare sulla terra un sole che asciughi finalmente ogni uomo da tutta la pioggia che è caduta e che continua a cadere incessante sulla umanità.